Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo tornati in un nuovissimo video, perché oggi dopo una vita, dopo un'eternità, siamo tornati con i pronostici di Champions League. Premetto che farò solo quelli di Champions League, perché quelli, se c'è, se facessi eventualmente quelli di Europa League e Conference, vabbè, Conference non lo farei a prescindere, però cioè non avrei il tempo, ecco. Detto questo, pronostici degli ottavi di finale di Champions League. Premetto che sto registrando questo video un paio di giorni prima, in realtà non lo sto registrando il giorno prima, quindi vedremo anche le formazioni, eccetera, eccetera. Però abbiamo tante belle da pronosticare, a partire da Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Milan Tottenham, poi Borussia Dortmund, Chelsea, Club Brugge, Benfica. E poi Francoforte Napoli, Liverpool Real Madrid. No, no, queste no. Quindi queste diciamo quattro gare di Champions League, quattro gare senz'altro molto interessanti a mio avviso. Cioè, io per esempio martedì sono tentatissimo a guardare entrambe le gare, cioè perché mi interessano veramente tanto vedere in che condizioni sarà il Milan, come reagirà il Milan. Però voglio anche vedere lo spettacolo che offrono Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Mercoledì mi concentrerò esclusivamente sul Chelsea, perché Club Brugge e Benfica penso non ci sarà storia, nonostante che Club Brugge abbia fatto un buonissimo girone di Champions League, ma io vedendo il Benfica giocare, veramente una squadra che fa esprime un calcio stupendo, cioè mi ricorda molto l'Ajax del 2019, sapete, c'è cioè, proprio questa. Questa non lo so, questa osservazione, ecco. Detto questo, partiamo dalla partita Paris Saint-Germain-Bayern Monaco. Allora, tra le due forse, cioè non stanno benissimo a livello di morale, perché il Paris Saint-Germain sì, è in testa alla Liga, così come il Bayern Monaco è in testa alla Bundesliga, ma non c'è una squadra che sta dominando in realtà, quindi sono squadre messe così così a livello di morale. Si dice che Messi potrebbe saltare la partita contro il Bayern Monaco, però vi vado a dire, sapete che veramente, vabbè, la Champions è una competizione a parte ed è ancora più difficile fare dei pronostici. Non idea, non idea. Diciamo che il Paris Saint-Germain giocando in casa forse ha un piccolo vantaggio sul Bayern Monaco, ma è veramente una partita, secondo me, straequilibrata, veramente. Questo Paris Saint-Germain, vedendolo nei gironi, è una squadra che si può battere, secondo me, perché la Juventus l'ha fatto soffrire sia all'andata che al ritorno. Ci ha fatto veramente fatica anche contro il Benfica, quindi. Però io dico che in casa. Non idea. Scusate se magari non vi dico il risultato subito, ma devo pensarci perché veramente non pensavo fosse così complicato. Vi dico che in casa, secondo me, vincerà il Paris Saint-Germain. Vi dico 1 a, no, non 1-0, vi dico 2-1 Paris Saint-Germain. Poi Milan Tottenham. Questa è veramente difficile quanto l'altra, probabilmente, perché ripeto, sono tutte sfide equilibrate, ecco. Milan Tottenham è una partita, ripeto, che può finire in tutti i modi. Sicuramente il Tottenham ci arriva meglio a livello di morale, senza alcun dubbio. Il Milan sta veramente messo male. Però questa impressione, non so voi perché, cioè ho questa impressione che il Milan quest'anno in Champions League faccia quel qualcosa in più che non ha fatto l'anno scorso. Cioè io vedo molto meglio il Milan Champions League che il Milan in campionato. Però allo stesso tempo, come dicevo prima, il Milan ci arriva veramente così così di morale. Cioè io non so come è andata a finire il Milan Torino, perché sto clip lo sto registrando prima della partita, il giorno prima, quindi non posso saperlo. Però, cioè, non idea, non idea. Io vi dico che secondo me il Milan vince per, vi dico, vince per 2-1 sul Tottenham. Poi Borussia Dortmund-Chelsea,
Borussia Dortmund Chelsea, anche perché comunque il Tottenham non è una squadra straordinaria in Champions League, quindi secondo me il Milan può batterlo. Borussia Dortmund Chelsea, allora, Borussia Dortmund viene veramente da un ottimo periodo, ha vinto tantissime partite in Bundesliga, post-mondiale ha fatto quasi tutte vittorie. Il Chelsea sta attraversando un brutto periodo, però vi dico che nonostante il brutto periodo del Chelsea, io credo che all'andata finirà 1-1, secondo me, però io temo che al ritorno, spoiler, passerà il Chelsea. Poi, altra partita, altro giro, altra sfida, Club Brugge, Benfica. Allora, io ripeto, vedendo il Benfica, cioè non mi aspettavo fosse così forte, l'ho un po' sottovalutata, forse sì, però è una squadra che veramente gioca un calcio della, cioè spettacolare. Spettacolare, e non è un caso che contro il Paris Saint-Germain non abbia manco perso una volta. Ripeto, una squadra che esprime un calcio straordinario, uno stato straordinario, cioè mi ricordo, ripeto, molto l'Ajax nel 2019. Io credo che il Benfica non avrà alcun tipo di problema a passare contro il Club Brugge, e io ti dico che vince il Benfica per 3-1 contro il Club Brugge, secondo me. Poi è una squadra veramente forte, è vero che in campionato, cioè in campionato comunque è prima, però, cioè, veramente io vedo questo Benfica veramente, veramente bene. È vero che anche l'anno scorso ha fatto bene in Champions League, ha eliminato proprio l'Ajax, però, sai, non era un... Cioè, io il Benfica l'anno scorso in Champions League non l'ho mai visto, quindi non posso giudicare. Però, a parte Núñez, cioè, non è che se ne parlava in maniera troppo... cioè si parlava molto più di altre squadre l'anno scorso in Champions League, ecco. Diciamo che per me, che tifo Juve, il Benfica è una squadra che spero non vincerà la Champions, perché io non tifo quelli che mi eliminano. Cioè, tanti dicono tifiamo quelli che ci eliminano, almeno hanno dimostrato che sono loro i più forti. No. Cioè, per me chi ci elimina, cioè io li voglio il prima possibile fuori, a casa mia. Poi non so voi. Cioè, chiaramente a livello di gioco se la merita. Cioè, veramente il Benfica è un gioco straordinario. Bisogna fare i complimenti veramente al mister, ai giocatori, perché ragazzi, gioco, ripeto, un calcio fuori dal comune, secondo me. E quindi vi dico 3-1. Allora, andiamo a mettere. Allora, prima squadra a segnare, vi dico PSG, che se mi passa in vantaggio migliore in campo, credo. Vabbè. Uso Jolly, assolutamente no. Milan Tottenham, vi dico, prima squadra a segnare il Milan. Migliore in campo. Migliore in campo. La vedo una serata da Olivier Giroud. Poi, Borussia Dortmund, Chelsea, prima squadra a segnare, secondo me passare in vantaggio il Borussia Dortmund. Migliore in campo, vi dico... in campo... secondo me sarà... Mudryk, ok? Club Brugge, Benfica, prima squadra a segnare il Benfica. Migliore in campo, vi dico... Neres, e il Jolly lo uso proprio qui in questa partita. Detto questo, ragazzi, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.